Dal Toso Adriano Macchine Agricole a Mossano, da più di 40 anni rappresenta un solido e qualificato punto di riferimento per la vendita e noleggio di attrezzature agricole nuove ed usate a Ponte di Mossano. In provincia di Vicenza si registrano altri 5 decessi, positivo anche un giocatore del Vicenza, lo ha reso noto la società. Il numero dei contagi resta alto, la regione si sta attrezzando in vista del possibile picco, requisiti anche i ventilatori dei veterinari. Gli effetti delle misure restrittive nei territori, uno studio fatto con Agenda Digitale e Azienda Zero rivela che i transiti nella nostra regione sono diminuiti del 44%. Il mercato alimentare del giovedì sarà suddiviso tra San Lorenzo e Contra Garibaldi per evitare assembramenti, sanificazione al mercato ortofrutticolo. Stasera la città si affida alla Madonna, il Vescovo rinnova il solenne atto che la città fece in occasione dell'epidemia di peste del 1426, diretta su Telechiara. Una breve cerimonia davanti a Palazzo Trissino per l'ultimo saluto all'ex sindaco Marino Quaresimin, bandiere a mezz'asta. Il pesante impatto del virus nel mondo delle professioni, parrucchieri ed estetiste in ginocchio, in 3.000 in provincia chiedono aiuto allo Stato. Covid-19. Anche il gruppo AIM adotta una serie di precauzioni e di attenzioni per i propri clienti e i propri lavoratori, garantendo comunque tutti i servizi essenziali. Chiusi gli sportelli commerciali AIM Energy. Usare il numero verde per tutte le pratiche e le informazioni, oppure il sito internet. Regolare la raccolta rifiuti e rafforzato lo spazzamento e lavaggio strade. Aperte le 4 riciclerie. Sportelli casa e OSAP aperti telefonicamente o via mail. Per altre info e aggiornamenti, consultare il sito AIM. Al servizio della città, sempre. Buonasera, ben ritrovati a questa edizione provinciale dei nostri telegiornali, edizione che come sempre apriamo con il bollettino della regione arrivato proprio poco fa. Allora vediamo i dati con l'ausilio della tabella. In Veneto sale a 6.069 il numero dei contagi, il totale dei casi con tampone positivo. I soggetti in isolamento domiciliare complessivamente in Veneto sono 16.220, a Vicenza 2.298. I pazienti in terapia intensiva sono 314, quindi più 10 rispetto al bollettino di questa mattina, e i decessi sono 237, più 21 rispetto a oggi. E per quanto riguarda i decessi, in provincia di Vicenza si registrano altre 5 vittime, e tra i risultati positivi c'è anche quello di un calciatore del Vicenza, della Nerossi Vicenza, ed è stata la stessa società a renderlo noto. È stata un'altra giornata difficile al fronte, quello che prova ad arginare il contagio del virus. Oggi sono stati 5 i decessi in provincia. A San Bortolo è morto un uomo del 1941. Più pesante il bilancio dell'ULS 7. Due donne di 82 o 91 anni morte a Sant'Orso, un uomo di 77 e una donna di 81 a Bassano. In terapia intensiva restano 25 persone a Vicenza, 6 a Bassano, 9 a Sant'Orso. Tra le positività se ne registra una nel gruppo della Nerossi Vicenza. Ciao ragazzi, faccio questo video perché a seguito di alcuni sintomi influenzali ho fatto il tampone e mi è arrivato l'esito positivo del Covid-19, perciò vi volevo avvisare che sto bene. L'attaccante biancorosso rassicura anche sulle condizioni della famiglia e rivolge un pensiero a medici e infermieri. E noi dobbiamo essere intelligenti, perché noi popolo italiano siamo intelligenti e lo stiamo dimostrando, però ancora di più in questo momento difficile diamogli una mano a coloro che ci stanno salvando. Stiamo a casa, non usciamo per cavolate. Un abbraccio a tutti.
E proprio poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto, multe fino a 4.000 euro per chi trasgredisce, per chi non rispetta i divieti. E poi è stato anche deciso che le regioni possono adottare delle misure più dure. E a proposito di regione, oggi il consueto punto stampa del governatore del Veneto Luca Zaia, focus puntato sulle terapie intensive. Allora andiamo a sentire quello che ha detto. Stiamo già praticamente intaccando tutta la capacità della terapia intensiva già in essere in Veneto. Noi abbiamo una crescita costante, lenta, che per carità ci permette di essere molto più reattivi e più performanti nelle curve, ma c'è. Arriveremo a un punto che se non si ferma avremo la difficoltà di far trovare un letto libero all'ultimo paziente che ci chiede il letto. L'emergenza è quella di creare dei posti letto di terapia intensiva, ne abbiamo già 825. Ce li abbiamo sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera, che è per strada. Se qualcuno non ce lo blocca per strada ha già passato Milano, e sono 50 nuove speranze di vita. E poi aspettiamo ancora i famosi respiratori che abbiamo chiesto. Noi sapete che siamo una delle tre regioni maggiormente colpite dal coronavirus. Da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi la protezione civile. Ad oggi ne sono arrivati una cinquantina, poco meno di una cinquantina, ad oggi dopo un mese. Siamo molto preoccupati per questo, e non è polemica, ma è un intervento costruttivo per dire che la nostra programmazione si è sempre basata sul fatto che questi respiratori dovevano arrivare. Abbiamo dato disposizione agli operatori nel frattempo di provvedere anche alla confisca, brutto termine, al prestito di tutti quelli che sono i respiratori negli studi veterinari. I respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano. Noi abbiamo un modello che ci dice che arriveremo a un punto e forse avremo 2 milioni di veneti contagiati, il che ci lascerà nella storia, come si dice, questa nebulosa di sapere di aver avuto tanti cittadini che non saremmo riusciti a intercettare per ovvi motivi, che sono quelli epidemiologici, logistici, pratici, che saranno degli asintomatici positivi che poi si negativizzeranno, come accade. Vi ricordo che molti dei positivi non sviluppano patologie, cioè questo è bene ricordarlo, cioè un tampone positivo non vuole dire una condanna a morte, vuol dire che ti devi mettere in quarantena e cercare di non andare a contagiare qualcuno che potresti condannare a morte. Questa mascherina è realizzata in virtù di un articolo che prevede che si possano realizzare mascherine. Allora, se in un momento in cui abbiamo 216 morti, c'è qualcuno che vuole star qui a disquisire sulla mascherina, fatelo, io non ho tempo da perdere. E ringrazio tutti quei cittadini che ci hanno scritto, posso farvi vedere le quintalate di messaggi, che ci hanno ringraziato perché è arrivato un volontario a premere il pulsante del campanello di casa e ha detto: c'è una mascherina che vi viene data dalla protezione civile, mettetevi nei panni di chi non le trova. E poi vedete, cioè, una volta si diceva a cavallo nato non si guarda in bocca, evidentemente chi ha la pancia troppo piena può guardare in bocca a cavallo, no? Quando tu hai la tua gente che sta morendo non ti poni il problema di fare il calcolo delle mascherine, se le trovi le compri. Adesso stanno arrivando 13 milioni e mezzo di mascherine, già dal 23 marzo arrivano le prime. Abbiamo già questa settimana un arrivo, mi hanno annunciato, delle prime FP3 famose, che sono diventate ormai una sorta di bene rifugio. Se tu hai un FP3 può solo aumentare il prezzo, non diminuire, brutto da dire, ma è così, perché ci sono dei delinquenti sul mercato che le trattano così. Le prime 300.000 sta settimana, considerate che noi lavoravamo con un magazzino di 2.000, 3.000, 1.500 per tutto il Veneto. E poi l'acquisto si concretizza la prossima settimana con 2 milioni di FP3. Questo vuol dire terapie intensive, vuol dire malattie infettive, vuol dire semi-intensive, vuol dire il fronte proprio del coronavirus per mettere in sicurezza i nostri lavoratori.
E oggi, sempre nel punto stampa, si è fatto anche il punto sulla situazione dell'ordinanza che ha chiuso tutti in casa e i risultati sembrano arrivare, almeno sul territorio. C'è infatti un'indagine che rileva che i transiti nella nostra regione sono diminuiti del 44%, restando in attesa di vedere i risultati anche nell'epidemia. L'ordinanza che ho fatto ha fatto diminuire del 44,6% i transiti nella nostra regione. Uno dei fronti è quasi conquistato, quello che si sta combattendo in casa tra terrazzo e cucina, tra TV e libri, lì dove si contribuisce a proteggere i più deboli dal contagio. Lo dice uno studio condotto con Azienda Digitale e Azienda Zero, basato sul censimento, anonimo, degli spostamenti dei telefonini di un gestore telefonico. I veneti stanno rispettando le disposizioni, tutti a casa. Una lettura macro che ci dice che c'è stata una diminuzione di quasi il 50% degli spostamenti. I veneti si stanno comportando bene, li voglio ringraziare uno ad uno. E queste immagini testimoniano che parte della cura funziona. Sono vedute dall'alto del paese di Sandrigo. Strade praticamente vuote, auto parcheggiate, giardini pubblici deserti. Una persona sola che cammina. E poi gli argini, meta classica della primavera trascorsa all'aria aperta. Ma non di questi tempi. In giro non si vede nessuno. Non solo diagrammi e immagini, anche i mattinali delle forze dell'ordine testimoniano la forza dell'hashtag Io Resto a Casa. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale di Vicenza ha controllato 114 locali, nessuna irregolarità. A zero anche le infrazioni riportate dal reparto anticrimine venuto appositamente da Padova. Due sole le persone pizzicate dalla polizia, un vicentino e un padovano, insieme in auto con qualche grammo di droga addosso. Per i carabinieri 11 denunce tra transfrontalieri cosiddetti dei supermercati e dello jogging, andati tutti oltre i 200 metri da casa. E veniamo a Vicenza, dove cambia anche l'organizzazione del mercato alimentare del giovedì. Per evitare assembramenti, oltre a Piazza San Lorenzo, banchi anche in Contrà Garibaldi. IM al lavoro per la sanificazione di strade e marciapiedi. La municipalizzata sta provvedendo a un'operazione straordinaria che con l'uso di prodotti specifici interessa tutta Vicenza, dal centro storico ai quartieri. Ci vuole un po' di pazienza, anche di tolleranza da parte dei cittadini che comunque hanno gradito questa attività di sanificazione, l'aspettavano. Devo dire che in alcune zone gli operatori hanno anche fatto più passaggi perché effettivamente la importanza anche del numero di cittadini era tale che era opportuno, insomma, che i passaggi fossero più di uno. Le autobotti e le idropulitrici entrano in azione in tre diverse fasce orarie, il mattino dalle 6 alle 12, il pomeriggio dalle 12.30 alle 18.30 e per la fascia notturna dalle 21 alle 3, comprendendo progressivamente l'intera rete stradale. IM si sta occupando, con l'ausilio di un'azienda esterna, anche della sanificazione dei parcheggi. Sanificazione prevista nelle prossime ore anche nell'area del mercato ortofrutticolo. E a proposito di mercati, da Palazzo Trissino si annunciano novità per quello del giovedì. L'assessore Silvio Giovine ha infatti deciso, per evitare assembramenti, di alleggerire Piazza San Lorenzo e di spostare quattro banchi, tre di frutta e verdura, uno di formaggi, in Contrà Garibaldi, lasciando a San Lorenzo solo cinque banchi. E stasera Vicenza si affida alla Madonna di Monteberico per superare questa emergenza. Monteberico è così in questi giorni, senza fedeli il santuario, senza le auto, Piazzale della Vittoria. In questo scenario Vicenza rinnova il suo solenne atto di affidamento alla Madonna di Monteberico. Il vescovo Beniamino Pizziol eleva la preghiera di supplica perché possa sconfiggere la pandemia che ci affligge, generando angoscia, sofferenze e lutti, così come Vicenza fece durante l'epidemia di peste del 1426. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Nelle immagini la celebrazione della messa in un santuario deserto. TV e Telechiara stanno proponendo in queste settimane le funzioni. Oggi l'emergenza ha reso del tutto inedito lo svolgimento della conferenza episcopale del Triveneto, con i vescovi che si sono incontrati e hanno dialogato in videoconferenza.
confermato il rinvio a data da destinarsi delle prime comunioni e delle cresime. Nei prossimi giorni si deciderà sulle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. I bambini intanto hanno dato la loro interpretazione della Madonna di Monteberico. Ecco alcuni dei tanti disegni dove trovano riparo sotto il manto della Vergine la famiglia, mamma e papà, i fratelli, gli amici e anche l'Italia intera. E la celebrazione di Monteberico andrà in onda questa sera alle 20:30 sulla nostra emittente Telechiara. E questa mattina una breve cerimonia a Palazzo Trissino ha dato l'ultimo saluto a Marino Quaresimin, l'ex sindaco di Vicenza, stroncato dal Covid-19. Il commosso ricordo di Variati, e quando tutto sarà finito ti ricorderemo come meriti. Una Vicenza silenziosa e surreale ha dato il suo ultimo saluto questa mattina a Marino Quaresimin. Poco dopo le 9, il feretro dell'ex sindaco che guidò la città fra il 95 e il 98 si è fermato per qualche minuto davanti a Palazzo Trissino. Le bandiere a mezz'asta in comune su Corso Palladio, il loggio del Capitaniato, a mezz'asta anche la bandiera di Vicenza in Piazza dei Signori. In città una cerimonia tanto breve quanto semplice per rendere omaggio all'uomo, all'amministratore che prima e dopo il suo ruolo di primo cittadino fu più volte consigliere comunale. Poca gente rispetto alle regole imposte dall'emergenza di questi giorni legata a quel coronavirus che è stato fatale a Quaresimin, spentosi a San Botolo dopo aver contratto il Covid-19. Ti vogliamo dire grazie, oh padre, per tutti i benefici che hai donato a Marino in questa vita, segno della tua bontà verso tutti noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, oh Padre, le nostre preghiere. Il sindaco Francesco Rucco con la fascia tricolore, i presidenti del Consiglio Comunale Valerio Sorrentino, alcuni consiglieri comunali, da Ciro Asproso a Cristina Balbi, Federico Formisano, Raffaele Colombara, compagni delle tante battaglie politiche condotte nella sua vita pubblica da Quaresimin. Il saluto al feretro davanti al comune era un gesto doveroso, spiega il sindaco Rucco, che d'intesa con la famiglia ha deciso una cerimonia che si terrà una volta terminata l'attuale fase di emergenza sanitaria. Lontano da Vicenza per impegni di governo, Achille Variati, di cui Quaresimin fu successore alla guida della città, lo ha ricordato sui social, amico di una vita intera. La crudeltà del virus, scrive, cieca e spietata, ci priva anche di gesti di amicizia e affetto. Quando tutto sarà finito, ti ricorderemo come avresti meritato. E adesso torniamo a parlare delle mascherine, perché nei 114 comuni della provincia è iniziata la distribuzione e i sindaci sono in prima linea proprio per organizzare al meglio questa distribuzione. Tutti i comuni al lavoro, sindaci e assessori in prima linea. L'operazione mascherine è entrata nel vivo. Gli scatoloni, diligentemente preparati ieri nella sede della Protezione Civile via Muggia, sono arrivati a destinazione. Sono arrivate le mascherine dalla Regione Veneto, sono arrivate intanto 6.000 mascherine, eccole qua. La distribuzione inizierà giovedì mattina, vi daremo appunto tramite social tutte le informazioni sulla modalità di distribuzione. Nei 114 comuni vicentini la distribuzione verrà risolta nel giro di un paio di giorni, in qualche caso era già iniziata ieri. Quasi ovunque si è deciso di dare priorità ad anziani e persone fragili e a queste categorie che le mascherine distribuite per iniziativa della regione vengono consegnate per prime. Stiamo andando per seggi elettorali, quindi via per via ad ogni nucleo familiare. Man mano che verremo approvvigionati delle mascherine continueremo la distribuzione, quindi ci vorranno alcuni giorni. Ai cittadini chiedo pazienza. E ancora una volta la grande macchina della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, quella che si è messa in moto rapidamente, diventando braccio operativo dei comuni. La mascherina è strumento utile, ma serve attenzione. Si tratta di protezioni non chirurgiche che non assicurano protezione totale, pertanto resta valido il divieto di uscire di casa se non per motivi di necessità. Restate a casa, passeranno dei volontari con divisa del comune di Monteviale a consegnarle singolarmente. Non servono per evitare le limitazioni che sono imposte e a cui rispetto vi richiamo, sono monouso personali non lavabili. Quindi un attimo di pazienza, ma arriviamo dappertutto.
E adesso parliamo di lavoro, perché dal 16 al 20 marzo gli Spisal delle USL del Veneto hanno controllato 1.085 aziende per un totale di 108.256 lavoratori, sul rispetto delle norme di salvaguardia del coronavirus. Lo ha riferito stamattina durante il punto stampa l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. La situazione esaminata è stata definita buona, sono stati rispettati droplet, pulizia degli spazi e protezioni. Nessuna azienda, ha detto l'assessore, è stata chiusa. Intanto molte realtà produttive stanno sbrigando le ultime urgenze prima della chiusura imposta dal decreto. Abbiamo incontrato un artigiano del settore edile che deve chiudere nel momento più strategico per la sua attività, ma dice fermarsi era necessario. Lavori in corso, ma lo saranno ancora per poco. Entro le 24 del 25 marzo si fermeranno parecchie fabbriche, laboratori, cantieri e di domani non c'è certezza. Abbiamo paura, siamo preoccupati e siamo un po' disorientati perché non capiamo come cosa potrà succedere e come finirà. Oggi e domani le ultime consegne e i lavori urgenti, poi scatterà lo stop. Alcuni cantieri non sono riusciti neppure a partire. La stagione buona era giusto appena cominciata. C'è un'interruzione, adesso è il momento più importante, strategico per le nostre aziende di costruzioni e non solo di costruzioni, di tutta la filiera dell'edilizia. Edilizia e tutta la sua filiera. Si prevede un calo di fatturato del 25-35%. Serve dunque aiuto economico ma anche morale, un taglio netto alle tasse. Una chiusura proprio tombale di tutto quello per il prossimo anno, delle tasse, di tutto quello che si deve pagare, rimanere a galla. E poi sperare che il futuro sia migliore. Giusto per restare a galla, per nuotare, ci vorrà ben altro. Una chiusura che peserà dunque, ma anche una misura necessaria. E noi abbiamo qualche problema di avere tutti i sistemi, i DPR di sicurezza per i nostri collaboratori. È meglio così, cioè, si deve chiudere. Si doveva chiudere, secondo me, 15-20 giorni prima. Sarà dura questa volta. Sì, sono molto preoccupato per me, ma anche per i nostri collaboratori, per tutto il settore artigiano. E il pesantissimo impatto del virus si fa sentire, inutile nasconderlo, su tutta l'economia. Molte le professioni che si trovano in forte difficoltà e in ginocchio. Allora abbiamo deciso di iniziare un viaggio attraverso le professioni. Da 2 settimane non lavorano e da 2 settimane non hanno incassi e non li avranno ancora per giorni, settimane. Parrucchieri ed estetisti tuttavia non smettono di pagare affitti, rate dei mutui e stipendi. Disperata, arrabbiata, delusa da questo governo che non ha, che con il suo decreto ci ha lasciato da soli. 600 euro al mese per quanto? Una volta, due volte non ci aiutano sicuramente a sopravvivere. Uno, perché dobbiamo comunque tenere in piedi un'azienda, dobbiamo comunque tenere in piedi un'impresa. Seconda cosa, dobbiamo comprarci da mangiare. Parrucchieri, barbieri, estetisti. In provincia di Vicenza sono 3.000. In queste prime 2 settimane di chiusura il mancato introito è stimato in circa 4 milioni di euro. Lo Stato, dicono, si è dimenticato di noi. Dandoci neanche le briciole. Noi, che con il nostro lavoro facciamo andare avanti l'Italia, devastata da questo virus che ci sta mettendo in ginocchio. Walter Casarotto, professionista tra i più conosciuti e anche consigliere comunale, auspica che all'apertura, e di questo mi sono confrontato ieri con i vertici di Confartigianato, si abbia la possibilità di andare in deroga e tenere aperta la domenica successiva del giorno dell'apertura in quella settimana. Di questo confido che il sindaco e tutti i sindaci del nostro territorio ci diano una proroga. Intanto la paura che passata l'emergenza ce ne sia un'altra gigantesca. Rischiamo veramente, dopo la fine del coronavirus, di trovarsi un paese deserto, pieno di negozi chiusi, serrande abbassate e gente che vaga perché ha fame.
Rieccoci, allora avete sentito, il Consiglio dei Ministri ha alzato le sanzioni per chi non rispetta i divieti, 4.000 euro, si arriva a 4.000 euro per le sanzioni, quindi è molto meglio rimanere a casa, ma molti di voi lo stanno già facendo e lo documentano alla nostra rubrica Io resto a casa, vediamo. Ciao, io resto a casa, ciao, da Nicola. Il potere delle donne. Lei fa il video, noi lavoriamo, restiamo a casa. Ah! Foto e video senza fine dalle vostre case. Arcobaleni sempre numerosi. Andrea, Riccardo e Monica. Liam e Matteo. Giovanni e Adele. Numeri di magia da Giorgia di Torri di Quartesolo. Tutto andrà bene! E da Eleonora e Vittoria. I lavori di una volta. Scavoliamo il sorgo per il nonno con un attrezzo d'epoca, dicono Chiara e Francesca di Marano. Saluta. Mentre Dino da Case di Malo pedala. Saluta. Il nostro ciclista su strada. Tapirulan per Anna e Alex. Poi c'è lo sport virtuale. E tutta l'abilità di Filippo. Per Matilde lezioni di matematica con un professore d'eccezione, Tiago. Gnocchi per Deborah e Luisa. Luigina fa la pasta, augura buon appetito e invita a restare a casa. Infine Alessandro, 3 anni, di Bassano. Io letto a casa. Io letto a casa. I vicentini riscoprono il piacere di lasciare l'automobile in garage e decidono di spostarsi sempre di più con gli autobus per raggiungere le scuole, i luoghi di lavoro e il centro storico per una passeggiata o lo shopping. Si tratta di una scelta all'insegna dell'ecologia che premia l'impegno di Società Vicentina Trasporti nel rinnovare la flotta con mezzi alimentati a metano e nell'aumentare il comfort per l'utenza. Rispetto al gennaio 2019 sono infatti incrementate le vendite dei biglietti. L'indicatore principe è quello del numero dei passeggeri trasportati in un anno, che noi determiniamo alla fine dell'anno sulla scorta dei biglietti che sono stati venduti e su un calcolo di tipo statistico sull'utilizzo degli abbonamenti. Tutto questo produce il numero complessivo dei passeggeri trasportati, comporta anche un ricavo medio superiore che viene dall'azienda investito per fare nuovi acquisti di autobus. Un confronto con la vendita dei biglietti negli anni precedenti offre la bontà della strada intrapresa da Società Vicentina Trasporti nel garantire all'utenza il migliore dei servizi possibile. È frutto di un enorme sforzo organizzativo, tecnico e finanziario che SVT ha profuso in questi tempi per migliorare la qualità dei propri servizi con grandi investimenti. L'utenza ci sta premiando perché ce lo dicono i numeri. C'è anche l'apporto delle amministrazioni locali che, in relazione a questo periodo molto difficile per quanto riguarda il tema ambientale, hanno lavorato moltissimo per propagandare uno stile di vita che vada modificandosi a favore dell'utilizzo del trasporto pubblico. In particolare noi pensiamo che la sensibilità dell'utenza stia progressivamente migrando verso una coscienza che lo spostamento con i mezzi individuali deve progressivamente essere sostituito dal mezzo collettivo. E adesso ci colleghiamo con il giornale di Vicenza. Domani scattano le sanzioni più severe per chi trasgredisce alle norme del decreto sugli spostamenti, con multe fino a 4.000 euro. Il giornale di Vicenza dedica le prime 20 pagine all'emergenza, a cominciare dalla riorganizzazione dell'ospedale di Sant'Orso, destinato a diventare lab in provincia per i malati di Covid-19. Abbiamo poi 3 interviste molto interessanti. La prima al presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, che chiede interventi più sostanziosi al governo e all'Europa per sostenere i negozi.
La seconda è stata fatta a un primario ospedaliero in servizio in Emilia, ma originario di Schio. È stato ricoverato perché contagiato dal coronavirus. La lotta è stata dura, racconta. La terza, straziante, riguarda una vicentina che ha avuto la sfortuna di vedere morire a poche ore di distanza l'uno dall'altra il padre e la madre. Infine raccontiamo anche del giocatore del Vicenza Saraniti, positivo al coronavirus. Chiudiamo con la scomparsa di Alberto Uderzo, o Uderzo per dirla alla francese, il creatore di Asterix. Piovene Rocchette gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. Vi aspettiamo come sempre in una delle tantissime edicole che restano sempre aperte in questo momento complicato per il Vicentino e per l'Italia. Bene, è tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata, arrivederci. Daltoso Adriano Macchine Agricole a Mossano da più di 40 anni rappresenta un solido e qualificato punto di riferimento per la vendita e noleggio di attrezzature agricole nuove ed usate a Ponte di Mossano.